libro che rappresenta il giallo per questo omicidio, io pregherei Gianni di leggere il primo brano, perché fa subito entrare nel cuore del racconto. Prego. Ti metto qua perché c'è più luce. Allora, siamo all'inizio del libro, ovviamente. Ancora una volta, Tony. Il bello per eccellenza, il figo, più figo di tutti. Fisico da corto maltese, ma un po' più atletico. Essenze di Paco Rabanne, a farlo più macio. Ballerino d'eccezione, cha-cha-cha, e soprattutto samba. E lei, a sciogliersi, presa, fatta, ormai sua, vieni! Andiamo a bere. Ma che me ne frega se quella va a bere con Tony. Non è mia sorella, né la mia donna, che vada pure. Con chi vuole, è libera, proprietaria di se stessa. E invece no, no! Con Tony no, quello la deve finire di spacconeggiare e spadroneggiare, bene o male. Quella è venuta in discoteca con me. Tony si gira. È con me adesso, vero, Cocca? Cocca? Oh, stronzo, forse se avessi usato un'altra parola, ma cocca! Come i gay da postribolo, come i vecchi bavosi di fronte ad una cioccola qualsiasi, cocca! Come uno che... Ah, se ne merita. Neanche il tempo di sentire cocca e gli metto una mano sul petto, mentre con l'altra prendo la ragazza per il braccio, ma Tony reagisce e deve farlo, se no che faccio è? E mi molla un pugno sullo zigomo sinistro, Tony! È atletico, ma non sa di box. Io invece ho fatto pratica giù al porto, con gli scaricatori, tra i container, e poi mi sono affinato in palestra. La mano intorno al braccio di lei si stacca in un lampo, si chiude e finisce nello stomaco dell'avversario, proprio dentro, come fosse un raggio laser. E subito la torsione del busto, carica il braccio sinistro ed il pugno diretto sul muso fa andare Tony all'indietro, purtroppo contro un tavolino dove sbatte la nuca su di uno spigolo. È fermo. Non si muove. Non reagisce più. Viene subito circondato da alcune ragazze mentre lo... Io... Rimango impietrito, ma non ci credo, pare morto. Ah no, apre gli occhi, incomincia a muoversi. Ma lo immobilizzano, qualcuno grida di non avvicinarsi. Pare che sia un medico. Gatto mi viene vicino e mi cinge una spalla. Hai la mano troppo pesante? Nemmeno gli rispondo. Gatto. Mi raccomando, parla con Gianluca del Gazzettino e Giorgio della Nuova, digli di non pubblicare il mio nome, ma solo le iniziali. Stai tranquillo, mi devono tutti e due dei favori, sarà fatto. Arriva l'ambulanza e la madama. Il risultato della notte brava? Tony all'obitorio. Dicono che è morto subito dopo essere stato caricato nell'ambulanza. Morto! Io, in galera. Bravo Gianni. Bravo.